Cari videogiocatori e care videogiocatrici, ben ritrovati qui su un nuovo videogioco. Questa volta The Crooked Man, l'uomo storto. Allora, non ho mai giocato a sto giochino e ho deciso di giocarlo per la prima volta. Quindi, bando alle ciance, direi di iniziare subito. Start. Vediamo un po'. Chissà cosa. Questo è un gioco horror. C'è contenuto di paura e contenuto grottesco, quindi faccia attenzione. Ah, mi si dà del lei. Mi sento importante. Si prega di rispettare le seguenti regole per evitare problemi. È vietato riutilizzare le risorse di gioco. È vietato ridistribuire alcuni file di gioco. È vietato tagliare i titoli di coda durante la registrazione di video del gioco. Controlla il sito dell'autore per le informazioni. L'autore non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi causati dall'uso di questo software. Ok, quindi potrebbe essere pericoloso giocarlo. Non po' esagerati. Vamos. Ok, l'uomo storto, sì. Camminato un miglio storto, sì. Vabbè, mi sta raccontando tutta la sua storia, la favola. Ha incontrato un gatto storto, sono andati a vivere in una casa storta. No, Mouse, non ha, ho letto House, no, un topo storto. Che ha preso un topo storto. Ah, sono andati tutti a vivere in una casa storta, una piccola casa storta, ok. Sì, tutta la storia della sua vita mi farà paura, almeno un po'. Ah, vediamo. Wow! Finalmente le cose sembrano in ordine qua. Dovrebbe essere tutto. C'è qualcos'altro con cui ti possiamo aiutare, David? Nah, è tutto a posto. Scusate per avervi obbligato ad aiutarmi a traslocare. E grazie per avermi mostrato il posto, Paul. Dovrò ripagarti prima o poi. Oh, bello. Noi tre potremmo uscire a bere. Non vedo l'ora. Bene, è tardi. Faremo meglio ad andare. Va bene. State attenti, voi due. Era Vuole essere il protagonista, sto David. Quello era Paul con la sua fidanzata. Suppongo, amica fidanzata, non lo so. Allora, qui c'è dato. Appena traslocato e già qui abbiamo una bella crepa. C'è una grande crepa nel muro. Perfetto. Mi sa che dovrai ristrutturare già casa, David. Un pacco di fazzoletti. Un cestino vuoto. Una TV. Il vecchio caro tubo catodico. Cassonetti. Cassonetti? Più che altro un mobile, eh? Non sono cassonetti della spazzatura, David. Una traduzione un po'. Vabbè, sorvoliamo su. Qui un frigorifero. Non hai fame, Davide? Vuoto, non hai preso niente. Un lavandino. Si può uscire? Non c'è ragione di uscire. Ah. Niente, non può uscire di casa. Per ora restiamo in casa. Vuoi dormire, David? Vuoi andare a nanna? No. Cosa devo fare qui sul tavolo? Cavolo. Paul ha dimenticato la sua patente. Dovrei portarglielo se è ancora in giro. Portargliela. Vabbè. Ho ottenuto la patente di Paul. Quindi devo uscire a cercare Paul. Il mio primo obiettivo è trova Paul. Che razza di posto è quello? È Lercio. Sta letteralmente cadendo a pezzi. Cosa stavi pensando? Ci sono i tre punti di domanda, quindi non si sa chi sta parlando. Lui voleva una cambiata d'aria e quello non l'aiuterà, capisci? Guarda, cosa posso fare? Non è il tizio più ricco, non può neanche comprare tanti mobili. E poi mi hai detto che io dovevo cercare il posto, giusto? Non venire a lamentarti adesso. Hai ragione, mi dispiace. Volevo solo aiutare David. Chi erano? Marion e
Paul, lo so. Guarda, dovrei chiedergli scusa. Visiteremo un'altra volta. Niente, basta. Sta un po' origliato. La patente può aspettare, suppongo. Meglio che vada a dormire. Ok, quindi ci ha ripensato David. Adesso vuole dormire. Ah, il telefono. Dov'è? Qui? Pronto? È pronto? Pronto? Chi è? Shirley? Ha riattaccato. Che giornata. Dovrei prendermela comodo per il mio primo giorno. Vabbè, nel nuovo posto. Quindi, David, buonanotte. Good night. Oddio, sono sfinito. Ah, il Giorgio sfinito, ha fatto il trasloco adesso. Inizia una nuova giornata. Ah! Serio? Qualcuno sta piangendo? Così non riesco a dormire. Ho un uomo. È uno dei vicini? Dovrei chiedere. Sembra il lamento di un uomo. Non si sa, c'è qualcuno che sta piangendo. Forse al mal di pancia. Pulsando non dà risposta. Ho capito, basta. Ma nell'altro. Niente, non è a fianco a me, quindi. Qui là. Niente. Questo? Voce femminile. Sì? Chi è quest'ora? Scusami, è solo che riesco a sentirti dalla mia stanza. Non riesco a dormire così. Potreste smettere? Eh? Cosa stai dicendo? Stavo dormendo finché tu mi hai svegliata. Vuoi per caso far partire una rissa? Ecco, cioè si vuole menare con un uomo, vabbè. Sei il tizio che si è trasferito nella stanza 204, giusto? È impossibile che mi sentiresti da là. Beh, effettivamente è piuttosto lontana, eh. Ci sono due appartamenti prima di raggiungere quello di David. Suppongo che è romano David. Scusa per averti svegliata. Arrivederci. Ha ragione, le stanze sono distanti e poi quella era una voce maschile. Era solo la mia immaginazione? Vabbè, torno a dormire. Brava, va, dormi che ti passa. Più tardi dovrò chiederle scusa. Non c'è niente da fare al primo piano. Ok, torna a dormire. Nelle altre stanze. No, nessuno che. Non gliene frega nulla, dai. Torna a dormire che ti passa. La notte porta consigli, dormi, devi. Che è sto rumore? È il lavandino? Un lavandino. E sento dell'acqua. La crepa, no. Un cestino. Un poco di fazzoletti. Perché sento l'acqua scorrere ma non mi dice niente. Un fornello. Mi dice niente. Niente, vai a dormire allora, che ti devo dire, David? Perché non puoi dormire? Cioè, cosa dovrei fare io? Sono un attimo. Cioè, appena iniziato, sono già bloccato. Perfetto. È nel mio stile. Quella è la TV? No, non è la TV. Television, niente. Devo tornare indietro, mica, devo uscire. Non c'è ragione di uscire, no. Ah, c'è altre stanze, ecco perché. Non lo sapevo questo. Vabbè, c'è anche un computer, David. Non ci sono tanti vestiti dentro. Non c'è niente nei cassetti. Vuoi vedere un vecchio computer, eh? Magari un vecchio IBM con Windows 95. Quello che avevo io.
tantissimi anni fa. Un appendiabiti. Dei libri casuali. Casuali. Ah, una lavatrice. C'è anche la lavatrice. Cavolo, l'acqua, il rubinetto. Cavolo, l'acqua. Il rubinetto è rotto. Oh, finalmente l'ho raggiunto. È qui che dovevo andare. Under the bed. Guarda, cioè sotto al letto. Adesso mi trovo l'uomo nero sotto al letto. Benissimo. Sotto il letto? Paul ha cercato di farmi uno scherzo? Proprio di cattivo gusto. Devi fare la pipì? Non voglio. No. Farti una doccia, David? Cosa? Una lavatrice? No, ma una vasca da bagno. Non è una lavatrice, David. Vabbè, sorvoliamo anche su questo. Quindi devo guardare sotto il letto. No, non guarda sotto il letto. Sotto il letto? Cosa c'è qua? Ah, non ci guarda adesso. Ho trovato qualcosa. Ho ottenuto un taccuino. Immagini pixelose. Vabbè, me lo scrive, meno male. Da quando è andata via, ho passato tutte le notti stringendo il mio cuscino sudato e ricoperto di lacrime. Non posso dire addio. Quale altra scelta ho? Che cos'è questo? L'ex inquilino l'ha lasciato? Magari era qualcosa rivolto all'ex del precedente inquilino. Magari si sono lasciati e questo si è suicidato. Speriamo di no, poveraccio. Chi se ne è? Vado a dormire. Bravo, David. Chi se ne frega? Non ci riguarda il vecchio inquilino. Noi siamo i nuovi. Paghiamo l'affitto regolarmente. Quindi, chi se ne frega? Ancora quel rumore. Da dove proviene? Fammi riposare. Voglio dormire. Il telefono. Mattina? Pronto? Pronto? Ah sì, grazie per tutti. No, no, non intendevo. Solo ero occupato col lavoro, quindi. Con chi parla, David? Sì, verrò a visitare oggi. Diglielo. Ok, arrivederci. Accidenti. Ho dormito fino a mezzogiorno. Meglio che vada. Eri proprio stanco, David. Dormire fino a mezzogiorno. Chi dorme non piglia pesci. Quindi, vedi di svegliarti presto la prossima volta. Non dico alle 5. Ah! Paul? Paul, cosa c'è? Sì, ho dimenticato la patente ieri. Era sul tavolo? Ah, già, ecco. Scusa, volevo dartelo ieri. Ma dartela. Non è il patente, ma la patente. Ma. Uè, grazie. Quindi stai andando da qualche parte? Sì, all'ospedale. Capisco, prenditi cura di te. Non sto male, eh. Cioè, non penso di stare male. Ah, già, Paul. Hai per caso scritto qualcosa sullo specchio del bagno? Scrivere sullo specchio? Che tipo di burlone hai pensato che fossi, David? Scusa, non intendevo in quel modo. Comunque io vado. Niente di così rilevante. Ah. Già così ha raggiunto l'ospedale, David. Un dipinto di un panorama. Non c'è bisogno di entrare. Sento delle voci. Delle strane voci. C'è bisogno di entrare, niente. Deve essere questa qua. Mamma, è passato un po' di tempo, stai bene? Ah, quindi è la madre che si trova all'ospedale, lei è la paziente. Oh mio, è il piccolo Timmy, sei proprio cresciuto. Timmy. Va bene, sembra in salute. Beh, insomma, t'ho scambiato per un altro, David. Scusa che non riesco a visitarti
Troppo, ero occupato col lavoro. Ho preso un paio di giorni di ferie, quindi mi sono trasferito in un appartamento con mobili e tutto. C'è sto rumore che mi dà fastidio. È anche vicina alla tua panetteria preferita. Quindi, quando migliori, possiamo vivere insieme. Ah, che bello! Dovresti andare più d'accordo con Linda. Urlate sempre a vicenda. Forse posso visitarti qualche volta? Ti piace la torta di mele, vero? La so fare bene. Mamma, non sono Timmy, sono tuo figlio, David, ricordi? Ah sì, hanno aperto una nuova panetteria. Ci sono degli odori magnifici. Beh, sì. Forse dovrei compare da lì. Compare. Chissà dove è rimasto il compare, i vecchi compari. Mamma. Eh? Chi saresti? Perché sei qua? Come hai fatto ad entrare? Questa è la mia stanza. Sei entrato in quella sbagliata? Mi sa che la mamma c'ha un principio di Alzheimer, ma proprio un principio, eh. Un pizzichino. Chi sei? Di qualcosa. Esci subito! Esci, ti butto fuori! Qualcuno! Qualcuno! C'è un uomo strano nella mia stanza! Tiratelo fuori, adesso! Mazza se è impazzita di colpo. Signora Hoover! Signora Hoover, non si sforzi troppo, la prego, torni a dormire, ok? Chi siete? Non toccatemi, lontani! Adesso si calmi, signora, vada a letto. Mi dispiace, David, lasciaci tua madre, dovrai andare per oggi. Capito, prendetevi cura di lei. Ma certo. Si prenderanno cura di lei, qui non c'è la mala sanità come da noi. Devi, è quello il mio piccolo Devi? Dove stai andando? Perché mi stai lasciando? Ah, adesso l'ho riconosciuta la madre. Mamma! I tuoi esami di volo stanno arrivando. Vuoi essere un pilota, vero? La tua mamma sarà sempre al tuo fianco. Ti prego, non lasciarmi. Non voglio rimanere qui da sola, Devi. Ti prego. Mamma! Sono io, ricordi, mamma. David, esci. È molto confusa adesso. Ma ha detto il mio... Ho detto esci. Ah, l'ho spinto fuori. Signora Hoover, si calmi. Mazza, sembra che la stiano squartando dal suo urlo. Porta i sedativi. Se ho sentito qualcosa di rotto, non posso più entrare. Non posso entrare. Nelle altre? Non c'è bisogno di entrare, ovviamente. Ah, il dottore. Doctor? Ciao, David. Hai visto tua madre? Sì, ma credo che non si ricorda ancora di me. Sì, si è dimenticata tante cose e sta facendo fatica a controllare le sue emozioni. Ti chiedo di essere paziente. Forse migliorerà, così potete tornare a vivere insieme. Grazie, spero che la aiutate. E il nostro caro David auspica l'aiuto dei medici per guarire la madre, ma se c'ha l'Alzheimer, a quanto ne so io, non esistono cure, è degenerativa la cosa. Può solo peggiorare. Cos'è stato? Qui, là. Ho sentito un rumore. La sedia. Ah, si è spostata la sedia. Non dice niente. Una scrivania. L'ho mossa io quella sedia? Direi di no, David. A meno che non abbia anche tu l'Alzheimer, che... c'è qualcosa nel cassetto. Ho ottenuto un volantino per una scuola. Sembra abbastanza vecchio. Questi indirizzi LLM sono cerchiati. Qualcuno voleva diventare un avvocato? Suppongo è dell'ex inquilino. Ha proprio dimenticato un po' di roba. Forse è meglio niente mobili, eh? Allora, ho trovato un po' di roba. Intanto salviamo, già che ci siamo. Che non ho mai salvato. 19 minuti, ok. Si può andare ancora avanti, perché poco.
Un accendino, documento, dice qualcosa se lo guardano. Foglio di taccuino. Ah sì, questo l'avevamo già visto, ok, non mi interessa. Il volantino. Ok, niente. Devo tornare. Ah, il telefono. No, ho sbagliato, sono andato nei fazzoletti. Pronto? Ehi, hey David, come va? Ah, è Marion. Haha, ci siamo solo visti ieri. Sto bene, grazie. Bene, chiama se ti senti da solo, ok? Da solo? Non mi sento da solo, tranquilla. Ok. Comunque, Shirley mi ha chiamato ieri. Non abbiamo parlato, ma... Scusa, le ho dato io il suo numero. Mi ha detto che era molto preoccupata. Va bene, dille che non ho bisogno che si preoccupi. Dovrebbe solo badare a se stessa. Va bene, ci sentiamo. Magari è la sua ex fiamma di David, Shirley. Va bene, ci vediamo. Puntini, puntini. Non sembra tanto contento David, che Marion le ha dato il numero a Shirley. Sono stanco di leggere, dovrei andare a letto. Qui c'è qualcosa. Cos'è sta roba? Scusa, è un regalo? No, non dice niente. Quindi devo dormire? La televisione si è accesa da sola. Un poltergeist. Statico. Qui non c'era ancora il digitale terrestre. Perché si è accesa da sola? È rotta? Se fosse rotta David non si accenderebbe. Gah! Si è spaventato, ha preso un colpo. Cosa. Che cosa paurosa? C'era scritto lavandino? Cos'era quello? Quindi devo andare nel lavandino. Ho questo lavandino o l'altro? Un lavandino, niente. No, sì, qui. C'è un pezzo di carta qua. Ho tenuto un pezzo di carta. Sarà scritto qualcosa? Cosa c'è scritto? Ah, la storia che avevamo già letto. Comunque, leggiamola. C'era un uomo storto che percorse un miglio storto. Ha trovato 6 penny storti su una piastrella storta. Ha comprato un gatto storto che ha catturato un topo storto. E vissero tutti insieme in una piccola casa storta. Direi che questo finale ha preso una piega un po' storta. Non è una filastrocca della materna? Perché è qui sotto il lavandino? Immagino appartenesse al precedente inquilino? Una tua supposizione, David? Che strano, dovrei dormire e dimenticarmene. Dopo che succedono queste cose, tu vai a dormire. Di solito era bere aiuta a dimenticare, ma a quanto pare per David è dormire. Va bene, trasferirsi per un cambio di passo. Beh. Suppongo che non stia funzionando così bene. Apprezzo l'aiuto di Paul e Marion, ma... Vabbè, si sono sforzati a... Non critichiamo la traduzione, non critichiamola, perché si sono sforzati come potevano. Ok, andiamo a dormire. Il sole sorgerà. Cos'è? È un bambino? Che tipo di bambino vive in questi tipi di appartamenti? Beh, forse si è perso, dovrei controllare. Ma non sembrerebbe un bambino, eh. Dove? A crepa, niente, no. Devo uscire fuori? Sì. Quindi il mio obiettivo era uscire fuori. Certo che non ci sono bambini qua, dovrei essere stanco. Spaccato qualcosa. Magari era una voce, cioè non era un bambino, ma la voce di un pianto, un lamento di una ragazza, perché a volte le ragazze hanno una voce, possono avere una voce infantile. Ah, un bicchiere rotto? Ah no, una tazza. È solo una tazza rotta. Caspita, che mi ha spaventato. Sarà stato il vento. Aspetta, che... Help me. Il caffè dice, stai scherzando?
A me sembrava di aver letto Help Me, vabbè. Questa stanza è molto strana, con le sue voci e la TV che si accende. Cos'è questo? Niente. Ti hanno affittato solo una casa con dei poltergeist. È un buon prezzo però, quindi. Ah, ciao Paul, sono David. Sì, cosa c'è? Cavolo, sembri assonnato. Ah ah. Ah ah, sì, mi ero. Me n'è andata la saliva del traverso. Ah ah, sì, ero sveglio tutta la notte. Voglio chiederti qualcosa adesso, posso? Sì, cosa c'è? Sai per caso chi ha vissuto qua prima di me? Nah, non lo so. Hai chiesto alla governante? Di cosa sei curioso? Beh, sembra che abbia lasciato tanta roba. Ma chiederò alla governante. A più tardi, chiederò alla governante, ok. Benissimo. Chiederemo alla governante, ok. La governante è nella stanza del primo piano, a sinistra. Vado a vedere cosa sa. Governante, donna delle pulizie, chiunque sia. Tra l'altro la sedia è sempre. No, non è. Adesso la sedia è al suo posto, ok. Al primo piano, giù di qua. Quale di questi appartamenti? No. Ritenta, sarei più fortunato. Ritenta, sarei più fortunato. Là c'è una crepa anche. Niente, sto palazzo è vecchio allora. È questa qui? Ah, eccola qui, la governante. Ciao! Ah, è il signor David. Qual è il problema? Buongiorno, signora. Volevo solo chiederle una cosa. La mia stanza. Puoi dirmi qualcosa, qualsiasi cosa sulle persone che viveva prima di me? Vivevano? No, sulla persona che viveva, sì, non sulle persone. Ok, ho sbagliato io stavolta. Bene, sai, in questi appartamenti ci sono sempre persone che vanno e vengono. Non mi ricordo il nome di quel ragazzo. Mi ricordo che aveva la tua stessa età. Se n'è andato un mese fa. Ha detto di lasciare i mobili come erano e usarli come si desiderava. Ok. Non sapreste dove è andato? Vabbè, non sapresti dirmi dove è andato? Non saprei, è andato via così velocemente. Ah, non riesco proprio a ricordarmi quel nome. Vuole che vada a cercare i documenti? No, non ce n'è bisogno. Ero solo un po' curioso. Grazie, arrivederci. Va bene, scusa se non ero molto d'aiuto. Non è il suo. Dovrebbe essere il suo. Cioè di lei? Un uomo della mia età. Posso immaginare che aspetto abbia. Beh. Torno nella mia stanza. Non dovrei dargli fastidio. Darle fastidio? Non le darò fastidio, tranquillo. Non c'è bisogno di uscire, ok? Delle piante assecchite. Quindi devo tornare su. Nel mio appartamento, nella mia stanza. Wow. Pedate, impronte. Queste. La crepa. Qui c'è qualcosa, eh? Perché ci sono queste impronte per terra? Portano fino al muro. C'è qualcosa nella crepa? Non lo so, gli acari? Ah, ho ottenuto una chiave di ottone. Questa chiave è piuttosto bella. Dubito che per qualcosa qui. Quindi mi chiedo dove. Ma tu guarda, oh, chissà chi ci ha infilato una chiave dentro la crepa. Infatti vi sta pensando, David. La voce del tizio, la voce del bambino, la scrittura sullo specchio, la TV che si accende, il caffè. Ah, è come un poltergeist o qualcosa del genere. L'avevo detto io, David. Se ti hanno affittato una casa piena di poltergeist. Però era anche un buon affare, fatto bene a prendere l'appartamento. Ma la governante avrebbe detto qualcosa su questo fatto. Cosa sta succedendo? Non mi importerebbe se ci fossero fantasmi qua, e non mi importerebbe se mi uccidessero. Beh, aspetta un attimo, momento, momento. Va bene che non ti importi dei fantasmi, ma che non ti importa di morire, mi sembra un po' strano, David? Non è una bella cosa? Sei depresso?
Sei un potenziale suicida? Ecco perché sei venuto in questo appartamento. Tu sapevi che c'erano i fantasmi e volevi morire. Si spiega tutto. Ma quel pezzo di carta era di quell'uomo che viveva qua. Sta roba è anche successa a lui quando era qua? Magari è morto l'ex inquilino. Non dovrei pensarci troppo, vado a dormire di nuovo. È il suo motto, non dovrei pensarci troppo. Troppo, vado a dormire. Ok, vai a dormire, David. Ancora, di nuovo notte. Cosa? Guarda, sembra lo statico. Cosa? Da dove viene? È nell'appartamento? Non è dalla crepa. Non sono i fazzoletti che emettono questo stridio. Non è il telefono. Non penso che sia neanche il frigo, no. Dubito il fornello, dubito anche il lavandino, quindi secondo me stavolta viene dall'altra stanza. Lavatrice. No, potrebbe essere il computer in realtà. Un vecchio computer, no. Non c'è niente nei casi. Non è qui. Quindi da fuori? Sento qualcosa nella stanza. No, non è di qua. Allora. Una lavatrice. Il lavandino. Non è il water, vero, che emette strani. Una lavatrice. Non è la lavatrice, ma una va. Non volevo mettere pausa. Che cos'è che sta emettendo sta roba? Non è il qui dentro nel mobile, no. Devo andare da qualche altra parte. Sarà qui? Che non si riesce a. Ah, ecco da dove. Da questo armadio. Ah, proveniva da qui. Adesso troverò qualcosa. Troveremo lo scheletro nell'armadio. Ah, no, una radio. Ah, una radio? Quello? Perché nel mio armadio? Che poi si è accesa da sola. Sì, sta emettendo semplicemente dello statico. C'è qualcosa su questo pezzo di carta. È un indirizzo? Il nostro posto speciale. Dove sarebbe? Ho ottenuto un foglio con un indirizzo. Quindi. Ah. Fantastico. Imbrattato, la casa imbrattata di sangue. Adesso mi toccherà pure chiamare un imbianchino. Mannaggia te. Ti sto aspettando? Cosa? Perché? Come? Quando? È scappato di casa, David. È sfilato via come una schegge. Così, abbandonato la. Ah. Quindi hai dormito bene? Scusa se hai dovuto dormire sul divano. Ah, quindi Davide è scappato con me. Come un diretto. Ed è andato a casa di Paul. Nah, dovrei chiederti io scusa per essere venuto così tardi. Ah, ah, non me l'aspettavo, ma non preoccuparti. Ma ehi, è successo qualcosa? Sembri pallido. Ah, non c'è una ragione specifica. Oppure ho voluto intromettermi nella vostra vita romantica. Ehi. Ah, sto scherzando. Che burlone, David. Seriamente, però. Me lo puoi dire se c'è qualcosa di strano, ok? Farò tutto il possibile per te. Va bene. Sono felice di conoscere una persona che guarda le spalle dei suoi amici. Mi prendi in giro? Ah, già, ho sentito da Marion. Scusa per la cosa con Shirley. L'ho sgridata per quello. Non ti preoccupare, non era colpa sua. Beh, il punto non è di chi è la colpa. Sono solo infelice in generale. Non lasciarti abbattere, va bene? Lo so che hai tua madre da tenere d'occhio, ma penso che sia il momento che inizi a cercare gente nuova. Come se uno come me può andare ad un appuntamento. Sono solo un impiegato con la mamma in ospedale. Mazza che depresso, David.
E la ragazza che volevo sposare è scappata da me. Fatti due domande. Sarà scappata perché... per il tuo atteggiamento. Fra, non fare la femminuccia. Se continui a piagnucolare avrai la tua nuvoletta personale. Nuvoletta di Fantozzi. Ah beh, farò attenzione. Ah, andrò a fare una vacanza. Non voglio sprecare i miei giorni liberi. Oh, bella idea. Dove vai? Solo da qualche parte. Ti chiamerò quando arriverò lì. Bello. Mando una cartolina però. Nah, no, veramente. La colazione è pronta. Paul, David, vuoi mangiare anche tu? Nah, non ho fame, io vado. Ah, che peccato, torna a visitarci quando vuoi. E ok, io direi di staccare qui appena avrò la possibilità di muovermi. Ecco, sembra che questo indirizzo sia vicino alle montagne, più o meno. Più o meno un viaggio di 5 ore in macchina. L'ex inquilino è andato lì. Voglio solo chiedergli della stanza, forse saprà qualcosa. Diavolo, vado adesso, non riesco a rimanere in questo posto. A parte così? Senza darmi la possibilità di salvare, quindi. Ti fai un viaggio di prologo, eh? La camera di David. Ah, ho completato il prologo, fine. Ti sei fatto... cioè, tu ti fai 5 ore di macchina per scoprire la verità. Io sinceramente me ne sarei fregato altamente. E me ne finché ci sono i fantasmi, così, finché non rompono le balle, me ne sarei rimasto lì tranquillo, ma tu vuoi... Ah, posso salvare. Bene, salviamo. 36 minuti. Ok. Appena avrò il controllo... è partito David, fantastico. Quindi cosa... Ah, che roba è. Diamine, è già buio. Ma questo è il posto, di certo. Posto gigantesco, sembra un hotel. Lui sarà qua? Suppongo che dovrò controllare. Ah, ok. Ma l'hotel lo controlleremo nel prossimo episodio. Perché io voglio fermarmi qui. L'hotel lo visiteremo più avanti. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!